Ciao amici Nonac, buongiorno, sono qui con questo nuovo microfono della Rode, quindi fortunatamente adesso potrò parlare un po' più piano. Sono qui in campo volo per il nostro, mi pare, sesto tutorial. Vedremo oggi come fare la manovra a spirale, sostanzialmente quindi compiendo un cerchio e alzando contemporaneamente l'altezza del nostro drone. Seguite il canale, mettete like se vi piace, sostenetelo, iscrivetevi, più iscritti siamo più è interessante anche per me cercare di fare nuovi video per voi. Adesso andiamo in campo volo, abbiamo pronto il Phantom, ci vediamo fra poco in volo, ciao! Il nostro Phantom è in posizione, abbiamo messo in GPS mode e quindi adesso vediamo come fare insieme una bellissima salita con il cerchio e quindi una spirale. Quindi i cerchi abbiamo imparato l'altra volta, cominciamo quindi a dare una piccola componente di roll e diamo adesso una componente di yaw. Vedete, il Phantom esegue, quindi sto andando ovviamente piano proprio per farvela vedere, vedete che questa è una spirale, cioè una rotazione e nello stesso tempo un cerchio. Chiaro, quanto più io do una componente maggiore di roll rispetto allo yaw, tanto più il cerchio sarà largo. Quanto più stringerò lo yaw, quindi tenderò, come dire, a fare una spirale più stretta, ok? Speriamo sia inquadrato. Ecco, farei una cosa, accendiamo la registrazione, così che vediamo. Ecco, adesso facciamo, vedete, questa è un cerchio. Se io do una componente verso il basso, in questo caso, vedete, a questo punto la spirale farà un cerchio, una spirale verso il basso, quindi col drone che andrà abbassandosi nello stesso momento che sostanzialmente compie il suo cerchio, ok? Quindi la spirale, diciamo, è un'evoluzione, per così dire, di quello che è il cerchio, no? Quindi la partenza è sempre di un cerchio, vedete, in questo momento sto facendo un cerchio molto 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 stretto, vedete? È qui vicino a noi. Se io adesso do una componente in salita, quindi do, come dire, un motore, ecco, e il drone fa una spirale. Ok, tenderà ad allargare la propria spirale. In questo caso vedete quant'è, eccola, eccola, sta diminuendo lo yaw sempre di più, sempre di più. Aumento il roll sempre di più, sempre di più. E il drone mi fa una spirale sempre, sempre più larga. Fino a fare, se mi metto addirittura quasi a componente yaw vicino allo zero, vedete come la spirale verso l'alto si allarghi. Adesso mi compongo verso il basso, quindi sposto lo stick in basso, vedete, mantenendo, perlomeno di mantenere la stessa componente di yaw, e vedete che il drone in questo momento compone la spirale verso il basso. Ora c'è stato anche un po' di vento, quindi ci aiuta a fare il nostro esercizio. Però adesso lo rimetto a zero, quindi annullo la componente di salita e di discesa, mantengo, e questo qui mantengo soltanto la parte, diciamo, di rotazione, ok? Portiamo il nostro drone vicino a noi, lo mettiamo a favore di prua. Abbiamo fatto questo tutorial, il sesto della serie, abbiamo visto come fare una spirale verso l'alto e verso il basso. Vi ringrazio di seguire il canale, sostenetelo, iscrivetevi, mettete la campanellina per i nuovi video, ne posteremo sempre uno alla settimana, vediamo se riusciamo a farne anche un paio, proveremo a fare l'8 e ancora tanti altri tutorial. Vi ringrazio dei vostri like, vi ringrazio di sostenere il canale, scusate la barba, ci vediamo la prossima settimana, a presto, ciao!